a tutti ragazzi, e oggi siamo su Minecraft Vanilla. Ma quanto tempo che non ci giochiamo, che non ci gioco a Minecraft Vanilla. Quindi andiamo su crea mondo e ora, se mi carica, cominceremo a creare la mia vanilla, la Capitan Craft. Neanche Minecraft decide di rispondere. Minecraft, ok. Quindi Antocraft. E ora sopravvivenza, ovviamente. Ho sbagliato, non so che dirò ora. 3, 2, 1. Ed ecco, avevo detto che la chiamavo Capitan Craft, in realtà la chiamavo Antocraft. E oggi, vi ricordate la vecchia Antocraft? Ecco, quella là non c'è più, perché era sul tablet di mio fratello, quando registravo ancora sul tablet di mio fratello. Ora ho cambiato tablet, per fortuna sono riuscito a salvare il canale, ora possiamo riprendere con... Vi ricordate quando ho fatto quei video, perché mi seguo da tanto tempo, quando ho fatto quei video che dicevo... che forse il canale non ci sarebbe più stato, ciao addio, ma alla fine c'è stato, alla fine ha ripreso. E comunque non prendiamo tempo, dobbiamo prendere legna, non solo due pezzi, alberi, tanti alberi. Ora, non è finito l'albero. Che tristezza, non è finito l'albero. Comunque, qualcuno mi aveva detto di fare Minecraft mobile. Minecraft non mobile. Mi dispiace, non ho Minecraft sul computer. Cioè, ho il computer, ma non ho Minecraft. Quindi mi dispiace che non posso fare Minecraft. Ma posso fare anche piccolo. Ok. Ora l'ascia ci servirà per tagliare tutti gli alberi esistenti su Minecraft. Ora spaccheremo tanti alberi, e perché la casetta ce la dobbiamo fare almeno, cioè almeno una casa. Non vi ho detto che su Minecraft sono migliorato abbastanza, sono migliorato un pochino su Minecraft, perciò ho voluto creare questa vanilla per mettermi anche un po' alla prova. Fare il content, il contenuto della vanilla, però. E lì c'è un succulento maiale. Che io ho sempre problemi con il cibo. No, tu non mi scappi, tu sei un maiale. C'è un cane. Non picchiamolo e siamo a posto. Ciao, cane. Tu morirai. Grazie per 3, ma che culo. Questa vanilla già inizia bene. Grazie. Però camminiamo. Cammina un po' lento. Solo querce però, Per ora solo querce, perché o quercia o betulla. Anzi, raccoglieremo anche betulla, non vi preoccupate. Poi datemi dei consigli su questa vanilla. Ormai, cioè, voglio fare dei contenuti che piaccia alla gente. Cioè, ormai ci sono dei contenuti che alla gente fanno schifo. Cioè, vai. Devo iniziare a creare delle belle cose. Ora ho perso la carta. Ah no, c'era questo albero messo a metà, scusa. Guardate. Starnutino. Ah, c'era un altro pezzo, vabbè. 27 le. C'è un cagnolino! Un altro maiale. Questi maiali sono veramente da. Sono veramente tanto utili. Quindi devi venire nel mio stomaco. Grazie a Dio. Un sacco. Servirà per la nostra piantagione futura. Ora. Mi ricordo, mamma mia. Su mobile però si va così lenti. Ecco, questo basterà. Adesso. No, non si fa così. Vai.
Dai, avevo detto che sono migliorato, dai. Sono migliorato, dai. Non faccio cagato. Oddio, c'è un ragno, raga. Raga, c'è un ragno. C'è proprio un ragno, Sta che c'è cosa ci può dare. Questa cosa ci può dare? Oh. Questa caverna si scende, quindi io direi di tapparla così. Mettere in massima sicurezza. Io l'ho detto che sono diventato bravo su Minecraft, cioè. Non è vero che non ci gioco mai, cioè ci gioco spesso, ma in creative, ecco perché su Minecraft Vanilla sono veramente, ma veramente, veramente scarso. Mi creavo ancora le case. Mi ricordo quando mi creavo le case orribili. Quelle lì di nelle montagne, cioè è bella la casetta nella montagna, ma non è da Minecraft. Quindi qui non so se ci saranno anche le costruzioni, ok? Ma non tante, cioè sarà una bella vaniglia. Almeno io credo che sia una bella vaniglia. Che è stato? È stata una pecora, quindi qua nelle vicinanze c'è una pecora. Eccola forse? No. Ah, qua ho messo qualcosa di strano. Legno di betulle di legno. Scortacciato, può salire comunque. Non ci serve a nulla. Incamminiamoci per la casa e qualche fiorellino io lo prenderei, sapete perché? Qualche fiorellino lo prenderei per... quando, sia per il letto sia per il giardino che andremo a fare prima o poi. Ok, adesso creiamo una fornace. Tanto abbiamo tanto legno. Anzi, io mi dico creava la carbonella. Cosa creava la carbonella? Ah, devo cuocere il legno, no. Vabbè, non è niente. Ora ho creato del bastone, ci serve questo e questo, questi due ormai questo deve andare via, via tutta la roba inutile. Ecco qua, sole, buon punto, dai. Anzi, cattivo punto. I quattro di betulla, dai, cuociamo. Qua dobbiamo cuocere, eh? Ah, tra l'altro ho fatto un errore, vabbè. Qui c'è una bella pecorella donzella e anche una mucchina. C'è cibo, c'è sopravvivenza. E c'è anche un pollo, qua ti cacchi di animali diversi ci sono. I fiori. Vabbè, dai, 7 basta. Grande. Esperienza buona. Datemi poi dei consigli. Scusate. Preso tutto, possiamo ripartire. Anche perché il sole non è a buon punto, è a cattivo, molto molto cattivo punto. Io inizierei a correre per prendere qualche animaletto per sopravvivere. Tutto dentro qua, tutto.
Ci fosse magari una pianura. Oddio, raga. Raga, sapete cos'è quello? Primo danno preso. No, i droni non mi dovrebbero attaccare, esatto. Io non voglio... Ok, forse la pianura. Sì, la sarà la casa. Raga, qua raga ci troviamo. Raga. Raga. Un pezzo di ossidiana. E aspetta che con questi, cioè, gli faccio un licotto di ferro. Ok. Gli achievement li ho mutati, però tecnicamente me l'ha dato. Ah, raga, non era niente. Che però veloce, veloce. Veloce che la notte è qua. Qui. Due pezzi di lana, cacchio. Tra poco potevo farmi un letto. Che deve essere proprio piccola, piccola, piccola. Piccola ma che mi tenga protetto. Domani magari faccio. E raga, però non posso saltare perché non so come tagliare nei video. Quindi starei tipo qua a combattere qualcosa. Sì, dai, perché altrimenti cosa vi faccio vedere? Niente. Non so come tagliare. La prima notte poi la voglio superare, cioè. Lasciamo una finestra. Un creeper, raga, un creeper. C'era una pecora, mettevo subito il letto, dormivamo e è finita qua. Non ho neanche le torce, sono proprio povero oggi. Beh, in teoria potrei andare un po' a combattere, eh. Protezione dei proiettili 4, ma sì, andiamo. C'è qualcosa di protezione dalle esplosioni. Protezione dalle esplosioni 4, ma andiamo a combattere questo creeper, no? La protezione dalle esplosioni 4. Che i mostri non sono intelligenti. Ok, allora. Ho visto un po' di azione in questo episodio. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!